Il video di oggi è sponsorizzato da Sepulchral Silence, il vostro portale per la distribuzione digitale. Salve ragazzi, oggi parliamo di Wulfheri e del loro album di debutto, The Devouring Fire of Mortality. Come già detto nella parte introduttiva di questo video, il video è sponsorizzato dalla Sepulchral Silence e quindi mi sembra doveroso spendere un momento per spiegarvi di cosa si tratti. Allora, la Sepulchral Silence è una compagnia che si occupa di distribuzione in formato digitale della vostra musica. Distribuiscono la vostra musica, diciamo gratuitamente, e lo fanno attraverso varie piattaforme digitali, come per esempio Spotify, Amazon Music, Apple Music, Instagram Stories, Deezer, YouTube e così via. L'unica cosa che i gruppi hanno da fare è iscriversi alla pagina web di questa compagnia, lasciare tutte le informazioni e successivamente verranno contattati da un agente che fornirà ulteriori informazioni alla band o alla label o a chi abbia voglia di collaborare e lavorare con loro. Ci saranno da chiaramente dare tutte le informazioni del caso alla compagnia per quanto riguarda i vostri album, per quanto riguarda le vostre uscite e successivamente la compagnia si occuperà di fare da tramite, diciamo, tra voi e quello che è il mondo della musica distribuita in formato digitale. Questa compagnia non vi farà pagare niente, quindi l'iscrizione è totalmente gratuita. Ma recupererà una piccola percentuale di quello che saranno le vostre royalties generate dalla distribuzione del formato digitale. Cosa significa questo? Significa che sul 100% delle royalties questa compagnia recupererà un massimo del 15%, lasciando a voi tutto il resto, quindi quel restante 85%. Questo è senz'altro un modo in più per distribuire la vostra musica in formato digitale e farlo attraverso l'aiuto e il supporto di professionisti. Ci sono tantissime band che si stanno rivolgendo alla Sepulchral Silence per distribuire la loro musica e altrettante label che stanno iniziando a collaborare con la Sepulchral Silence settimana dopo settimana. L'unico consiglio che vi posso dare è di dare un'occhiata al loro sito internet www.sepulchralsilence.com e controllare esattamente di cosa si tratti. E dopo questo piccolo spazio pubblicità, parliamo ora dei Wulfheri. Questo è senz'altro un lavoro che richiede diversi ascolti per essere assorbito e decisamente amato. Tuttavia, una volta che quest'album riesce a entrare in testa e ad essere inquadrato, diventa un disco che difficilmente viene dimenticato e che anzi si ripresenta in testa, ascolto dopo ascolto e rimane lì nella memoria, riproponendosi ancora ed ancora. E senz'altro devo dire che questo disco, nonostante si tratti solo di un debutto, sia un disco che ricopre una posizione molto importante, molto in alto in quella che sono le proposte etichettate come atmospheric black metal e pubblicate là fuori. I Wulfheri offrono un mix di emozioni e sonorità differenti. Senz'altro una componente molto importante del loro sound sono le influenze ambient e folk, influenze proposte qui in maniera superba. Così tanto che in certi frangenti ritornano alla mente progetti e nomi storici del calibro di Dead Can Dance, come per esempio nel caso del secondo brano The Guardian by the River. Tuttavia, una delle influenze maggiori che ho riscontrato nel sound dei Wulfheri è senz'altro l'influenza che arriva sia per quanto riguarda la voce, sia per quanto riguarda la musica a livello di sonorità e a livello di composizioni, che deriva da una band come per esempio i Deinonychus, la famosa band olandese. E soprattutto da questo punto di vista,
Uno dei dischi storici di questo progetto che mi è tornato alla mente ascoltando i Dulferi è senz'altro The Arc of Thought. Eppure, nonostante l'accostamento a nomi come per esempio Vatican Dance e Deinonychus, devo dire che Dulferi hanno influenze che arrivano da tantissimi altri progetti e gruppi. E piano piano, ascoltando e riascoltando questo lavoro, ci sono delle anomalie, se così vogliamo chiamarle, che accostano per esempio il sound di Dulferi a alcune scelte magari affrontate da band come per esempio i Forgotten Tomb nei loro primissimi lavori. Ed in tutto questo i nostri riescono a trovare un equilibrio quasi perfetto, un equilibrio nel quale spesso e volentieri si utilizzano degli stop and go, quindi dei break da quello che possa essere magari il frangente raw black metal, per passare magari a quello che sono le influenze esterne. Tuttavia, amalgamando tutto questo discorso di sonorità differenti in maniera squisita, e spesso e volentieri, una volta che si arriva proprio ad inquadrare quel tipo di sonorità, ci si ritrova a pensare a cosa verrà successivamente, cosa ci offriranno i Dulferi nel prossimo minuto, minuto e mezzo, brano dopo brano. E così facendo i nostri creano un certo senso di suspense che invoglia l'ascoltatore a riscoprire questo disco ancora ed ancora ed ancora. Infatti i nostri non cercano di creare un qualcosa di troppo complicato, anzi, da questo punto di vista, spesso e volentieri, le scelte compositive di Antonio Zalita, che è il principale compositore della band, sono abbastanza lineari e semplici. Non si cerca di fare un qualcosa di troppo complicato, anzi, il genio compositivo qui si trova nel fatto che certe influenze, certi frangenti, certi momenti provenienti proprio da sonorità differenti vengano unite con molta semplicità, però con molta intelligenza, in un prodotto finale che risulta in conclusione accattivante. E in tutto questo il lavoro diventa assuefante. Lo si ascolta ancora, 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 e come non apprezzare le nuove influenze che vengono a galla in tutto questo susseguirsi di ascolti. Come non citare, per esempio, le influenze barocche che arrivano a presentarsi all'ascoltatore in un brano come Three Crows Are Flying Into the Night, un breve intermezzo a metà disco, o la stupenda e magica penultima traccia intitolata The Moon Farewell. In conclusione, The Devouring Fire of Mortality offre un viaggio unico e indimenticabile all'ascoltatore, per un lavoro che troverà il suo pubblico sia tra ascoltatori che amano il classico raw black metal, complice la produzione di questo lavoro e il suono delle chitarre specialmente, più che della voce che comunque riporta a quelle sonorità dumeggianti, come già detto, di Deinonychus, e oltretutto troverà anche supporter in quel pubblico che ama il black metal con delle contaminazioni esterne, quindi un black metal che non si fossilizza sui classici stilemi del genere, ma che anzi osa attraverso l'utilizzo di sottogeneri differenti e specialmente che cerca di sperimentare soluzioni nuove dal punto di vista compositivo.
Non un lavoro semplice che avrà ancora una volta, come già detto, bisogno di diversi ascolti per essere assorbito, però che sento il dovere di consigliare a tutti quanti là fuori. Specialmente considerato in un contesto di gruppi e proposte atmospheric black metal degli ultimi 5-10 anni che ci vengono rifilate costantemente, specialmente da diverse label nord europee. I Wolferi da questo punto di vista si piazzano ben in alto nella classifica di quelle che sono le uscite del genere ed anzi offrono un lavoro che sinceramente penso possa dare del filo da torcere a tanti 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 gruppi che magari pur avendo maggiore esperienza continuano a trovare difficoltà nel raggiungere un livello compositivo emozionale così alto come in questo caso. Vi lascerò un link alla pagina Bandcamp della band qui sotto, quindi se voleste eventualmente dare un ascolto a questo lavoro o recuperarne una copia in formato CD, per cortesia date un'occhiata e supportate la band come sempre. Alla prossima ragazzi, ciao!